8 giorni di eventi tra centro storico e lungomare, con decine di presentazioni di libri, incontri, laboratori per bambini e mostre d'arte per l'edizione più lunga e ricca di sempre. Torna a Fano dal 18 al 25 giugno Passaggi Festival, la manifestazione dedicata alla saggistica promossa da Passaggi Cultura e Librerie Coop. L'iniziativa ha il patrocinio del Ministero della Cultura e il contributo del Comune e della Regione. Decine anche quest'anno gli ospiti illustri che si alterneranno nei vari luoghi dell'evento, giornalisti, cantautori e personaggi dello spettacolo. Abbiamo davvero di tutto, cerchiamo di guardare a ogni fascia di età, dai bambini alle persone adulte, agli anziani, ai giovani, ma anche persone con interessi completamente diversi. Quello che cerchiamo di fare è innanzitutto avvicinare i libri alle persone nella maniera più semplice possibile. Tanti temi che verranno trattati, dalla parità di genere alla pandemia, dall'ecologia e il lavoro alla politica internazionale, ma anche l'amore, il benessere e l'alimentazione. In questa nona edizione a ricevere il premio Passaggi sarà il cantautore e scrittore Roberto Vecchioni. Non lasciarlo andare, sogna per il fondo, fallo pure. Il premio Fuori Passaggi invece verrà consegnato ad un altro cantautore, Cesare Cremonini, già frontman e autore delle più importanti canzoni del gruppo italiano Lunapop. Infine il premio Andrea Barbato andrà al giornalista Ahmet Altan, 71 anni, liberato il 14 aprile dalle prigionie turche dopo una sentenza della Corte di Cassazione che ha ribaltato la precedente condanna. L'uomo era stato incarcerato con l'accusa di aver diffuso messaggi subliminali a favore del tentato colpo di Stato nel luglio 2016. Abbiamo davvero di tutto, cerchiamo di guardare a ogni fascia di età, dai bambini alle persone adulte, agli anziani, ai giovani, ma anche persone con interessi completamente diversi. Quello che cerchiamo di fare è innanzitutto avvicinare i libri alle persone nella maniera più semplice possibile. Quali saranno invece i luoghi di passaggio? Si parte dalla piazza, palco centrale, rassegna libri in piazza, autori di grande popolarità. Si va al Pincio, quest'anno il Pincio ha avuto davvero un exploit, sarà perché molti artisti del mondo dello spettacolo, della musica, non hanno potuto far nulla nel periodo del Covid e hanno scritto libri e ne avremo tanti. E questo sarà il Pincio, dove però ci sarà anche una rassegna di graphic novel, Passaggi fra le nuvole, un nome per tutti, Toffolo. Ritorniamo verso la piazza, ma per andare alla chiesa di San Francesco, lì sarà ospitata la rassegna Passaggi di benessere. Ad esempio ci sarà il medico Pierluigi Rossi, ci sarà Justin Matera e tanti altri nella rassegna Passaggi di benessere. Poi alle ore 19 di ogni giorno la rassegna libri alla San Francesco con tantissimi autori, anche con libri completamente diversi fra di loro. Ci sarà sempre alla San Francesco la rassegna di poesia Passaggi diversi. Tra l'altro quest'anno c'è una novità, ospitiamo un pezzo del premio internazionale Franco Fortini, e poi la mediateca. La mediateca è ormai uno dei punti principali del festival, tutte le attività per i bambini sono lì dentro, ma quest'anno la novità è che gli incontri del mare che abbiamo al mattino, che abbiamo inaugurato l'anno scorso al Bonbon, si replicheranno non solo al Bonbon ma anche a Bagni Torrette e altro luogo nuovo. Nei giardini Leopardi, quindi dietro la corte malatestiana, ospiteremo dei laboratori anche lì per bambini. E visto le norme anticontagio, come si accederà? Ancora dobbiamo pubblicare sul sito come si accederà. Credo che il meccanismo sarà lo stesso dell'anno scorso, ma stiamo attendendo. Quindi l'ingresso è libero, ma è consigliatissima la prenotazione a tutti gli eventi. Sia l'ingresso sia la prenotazione sono gratuiti.